Siamo tornati a Genova come Popolare Network con il cuore in gola e con la mente aperta. Con il cuore in gola perché c'è ovviamente ancora l'emozione del ricordo, ma con la mente aperta perché vogliamo continuare la riflessione che è cominciata proprio nel 2001 con il Genoa Social Forum, con i dibattiti che avevano cominciato a mettere in evidenza quelli che erano i guasti del liberismo fin da appunto il 2001, cose che poi sono viste in questi giorni, ancora la crisi economica, la guerra utilizzata come un'arma anche per in qualche modo comandare le leve dell'economia. Ecco, questo è il lascito, l'eredità di Genova 2001, non sono soltanto le botte e le manganellate. Allora essere qui vuol dire avere coraggio, vuol dire avere la passione, ma vuol dire anche avere l'intelligenza, speriamo di raccontare il futuro, non solo il passato. Siamo venuti a Genova, siamo tornati a Genova, perché vogliamo raccontare esattamente qual è stata la profezia perduta, quella che venne repressa con le manganellate, con il sangue anche in piazza Alimonda, ma prima ci fu un qualche cosa che era molto più importante, c'era della sostanza che venne in qualche maniera oscurata. Siamo tornati per capire anche il seme di Genova che abbiamo scritto su El Mensile e quindi cercare di capire come e se questo movimento, che in quei giorni visse dei momenti molto alti e molto duri anche, è stato capace poi di lasciare in qualche maniera un seme che possa essere poi germogliato nei referendum per quanto riguarda l'acqua, della partecipazione delle campagne elettorali per quanto riguarda Milano, Napoli e altre città. Questo cercheremo di capirlo anche grazie agli incontri che si svolgeranno in questi giorni, in questa settimana in cui stiamo qui a Genova, anche insieme a Popolare Network.